compagnia di Massimo Zucca, allenatore della squadra di casa, allenatore del Canazza. Buongiorno mister, benvenuto ai microfoni di Nero Verde Channel. Buongiorno a voi. Le chiedo subito una sua impressione dopo questa vittoria, dopo questa partita della sua squadra quest'oggi. È stata una bella partita da entrambe le parti, nel senso che comunque a Castellanzese si sa è una buona squadra, organizzata bene, per cui non è stato facile vincere questa partita, anche se ritengo tutto sommato che sia stata al di là di tutto condizionata dall'espulsione di Gallucci, il portiere della Castellanzese. Chiaramente in 10 la loro fase offensiva diventava chiaramente inferiore rispetto a quella del primo tempo. E noi lì siamo stati bravi comunque nelle ripartenze, comunque due ottime squadre. Benissimo, ha giustamente sottolineato un po' l'episodio che ha leggermente cambiato la partita, l'espulsione dell'estremo difensore della Castellanzese. Le chiedo cosa le è piaciuto di più, cosa le è piaciuto di meno della sua squadra oggi, al di là del risultato positivo, i 3 punti pesantissimi arrivati. Beh sì, sicuramente i 3 punti sono determinanti ai fini del campionato. È una squadra tosta, è una squadra che comunque gioca a calcio quando può, è comunque determinata in tutti i reparti, in tutti i giocatori. Dopo questa vittoria che vi avvicina ulteriormente alla vetta, una vittoria che con queste 2 reti segnati da Mbaye, che oggi veramente era in giornata assolutamente sì, vi confermate quindi ancora uno dei migliori attacchi, uno degli attacchi più prolifici di questo girone N. Dove può arrivare il Canazza, che campionato sarà adesso, quanto vale questa vittoria di oggi? Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, nel senso che comunque la squadra è strutturata per fare un buon campionato. Non parlo di vittoria, parlo sicuramente di centrare i playoff, parlo comunque di proseguire il discorso di Coppa Lombardia, per cui su tutti e 2 fronti noi ce la giocheremo fino alla fine, fermo restando che sarà determinante il girone di ritorno, perché chiaramente si sa che poi tutti i campionati si vincono al girone di ritorno. Benissimo, grazie mister della sua disponibilità, buon lavoro, buon campionato, alla prossima. Grazie a voi. Grazie mister.